Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dead Cells, ma siamo nuovamente qui perché volevo un attimino scusarmi se il video di Dead Cells The Bad Seed DLC portato l'altro giorno, qualche giorno fa, ha portato qualche, diciamo, fastidio a qualcuno di voi, perché diciamo uno di voi mi ha detto che questo canale non ha iscritti, non ha un aumento, per il motivo per cui insomma sono abbastanza impedito, sono impreciso e sono diciamo non accurato nel presentare i giochi. Io sono d'accordo, io sono anche una persona estremamente permalosa, quindi tutti questi commenti qui mi fanno anche incazzare. Poi ci penso e dico, in fondo sì, una ragione c'è. Quindi adesso lo sto giocando col pad, insomma, lo giochiamo un po' così a cazzo ancora, sapendo che si può fare anche questa mossa, cosa che ha fatto indispettire i giocatori che lo sanno giocare. Ma lo giochiamo così a scopo di intrattenimento, infatti moriremo a breve. Lo giochiamo perché vorrei un attimino spiegarvi esattamente perché sono premaloso e soprattutto che cosa dovete aspettarvi dal canale. Quando evitare di creare false aspettative. Allora, praticamente io non sono una cima nei videogiochi e questo si è capito, ma non ne ho mai fatto il mio punto di forza. Quello che vorrei fosse chiaro è il fatto che io non ho mai preteso di insegnare a nessuno a giocare. E quando io vi porto un gioco, come in quel caso il DLC di questo Dead Cells, era per avvertirvi, notiziarvi, se mi passate il termine, della presenza di questo DLC. Non vi ho detto come si gioca, perché io ho un sacco di giochi in mano e avrei anche il tempo per potermi dedicare a tutti, perché ho spesso fortunatamente molto tempo libero, però spesso faccio quello che mi va di fare, insomma, in tanti giochi magari non mi va di giocarci in quel momento, li disinstallo, ho bisogno di spazio sulla disk, no? E ho ripreso in mano Dead Cells dopo tanti mesi e i tasti io onestamente non me li ricordavo. Poi potreste dirmi, potevi studiartelo prima, ed effettivamente avete ragione, è stato uno sbaglio. E il fatto che io non porto nei video molti tagli è vero anche quello. Poi trovo una cosa abbastanza strana il fatto che comunque a me non si fa passare niente ad altra gente che magari gioca per mezz'ora un gioco senza scoprire le cose basilari, la gente non dica niente, ma pazienza. E niente, quello che vi dovete aspettare dal canale, non evitare di creare equivoci, so che tra tanti di voi c'è gente che è qui da anni. Mi avete detto che questo serve più avanti, quindi non me ne faccio nulla. Non è un tutorial, perché nel momento in cui io volessi fare un tutorial, e qua arriviamo a un'altra questione di cui vorrei parlarvi, nel momento in cui vorrei fare un tutorial vi avvertirei, ma è spesso una presentazione del gioco o di una novità, di un nuovo titolo. Non ho mai preteso di insegnare a nessuno a giocare, quindi sia chiaro questo. Poi io ho una mezza trigger, vai, la trappola, vedete che quello in trappola, bellissima. Qualora io decidessi di fare un tutorial, io stavo pensando appunto, magari mi metto, mi appassiono e voglio farvi un tutorial su EVE Online o ancora meglio X4, che è un gioco un po' più accessibile forse. Ve lo faccio e ve lo presento come tutorial, cioè vi insegno a giocare, non lo scopriamo insieme. Quindi volevo solo chiarire questa cosa prima di goderci un pochino questa mia ennesima disfatta. A chi di questo gioco chiedeva, si perde tutto? Sì, si perde tutto, ma vedete che questi progressi del collezionista, dove possiamo andare a spendere le cellule, rimangono, sono permanenti. Quindi il fatto che io adesso sto potenziando questa cosa, che presumibilmente finirà a 40, mi darà l'ampolla della salute che mi curerà di più. Qua invece ho le mutazioni, posso prendere più danno quando faccio ok, e qua ho la possibilità di riempire nuovamente la fiaschetta, cosa che io adesso faccio, perché mi bevo la mia fiaschetta, mi potenzio e poi me la riempio, un po' come si fa ai falò di Dark Souls.
E ora andiamo verso le fogne tossiche, dove c'è quel tizio dietro le sbarre che dovrebbe darmi la quest della runa. E una volta completata, una volta battuto il boss, cosa che è impensabile per me, dovrebbe darci l'accesso a uno dei biomi nuovi. Quindi io adesso so di essere permaloso spesso con i commenti e non dovrei esserlo. Poi non lo sono realmente, è che spesso ci sono, secondo me, delle aspettative o delle cose che non vengono colte e danno fastidio. Poi io non ho mai preteso di voler diventare chissà chi, non ho mai preteso di insegnare a giocare. E la cosa che mi dà fastidio è quando mi si dice tu non fai iscritti per questo. Allora, è lampante, è evidente che se il canale ha meno di 5.000 iscritti in più di 5 anni, un motivo c'è. Un motivo c'è. Poi, io chi c'è, chi è presente, chi si fa sentire, diciamo, lo apprezzo perché sono persone, spesso molti di voi sono persone che sono qui da tempo, che conosco, che mi fa piacere leggere, quindi io non mi lamento di chi c'è e neanche di chi non c'è, insomma. YouTube mi ha permesso di conoscere delle belle persone, che possono essere Fara, che mi ha fatto il canale Discord, che mi ha insegnato a giocare a Eve, Gameplay Channel, che mi ha ospitato spesso, che mi ha concesso addirittura di comparire nel canale di Quiddio sul server come ospite. Ringrazio ovviamente, mi pare più che scontato, Mr. Delric, un sacco di altra gente. È il momento di bere la pozione. Quindi io non ho nulla di che lamentarmi, e qualora appunto avessi voluto veramente fare di YouTube una cosa principale della mia vita, avrei sicuramente fatto dei cambiamenti. Ma al momento io me la prendo come un hobby, quindi non voglio, non vorrei degli affondi su quello che io faccio. Che poi io non faccia dei video montati con tagli, così è vero. Io al momento ho dei video di cui mi sto occupando. Come vi ho già detto nel video di Natale, mi sto occupando per un'azienda di alcuni video, diciamo a livello, tra virgolette, molte virgolette, pubblicitario. E quello è un altro lavoro. Io adesso qua, se decidessi di cambiare un pochino l'indirizzo di questo canale, ve lo farò sapere. Sicuramente non potrei magari, cioè per approfondire un titolo veramente da cima a fondo dovrei portare molti meno titoli. Dovrei portarne uno alla settimana e portato magari in modo ultra approfondito. Poi se a voi va bene ricevere solo un video a settimana, a me, va bene tutto, però insomma. Ok, ce l'ho fatta per il rotto dalla cuffia. Allora, Rhythm and Bouzouki. Secondo e terzo attacco possono. Ok. Uccidi i nemici vicini per primi. Ok. Porca merda. Niente, ho perso 15 cellule, sarebbe stato un bel colpo questo livello qui. Niente, ho voluto fare questo video, adesso poi non lo so se volete magari una live, volete un gameplay un pochino più elaborato riguardo a Dead Cells, ovviamente non mancate di farmi sapere. Ho voluto fare questo video giusto come chiacchierata perché so che siete molto presenti quando io avvio una chiacchierata di questo tipo. Non voglio neanche andare a fare un video per ogni messaggio scomodo che ricevo perché non sarebbe giusto nei confronti anche di chi vuol fare delle critiche costruttive. Era per lo più questa una precisazione che volevo fare, per chi magari arriva dopo e vuole dirmi, ma non stai facendo, non stai facendo. Io non voglio, ripeto, insegnare a giocare a nessuno. So che degli sbagli li faccio, so di essere anche permaloso come persona. Permaloso, ma fino a un certo punto, perché poi alla fine io sono anche autoironico. Però quando mi vengono dette delle cose che io non condivido per niente, allora in quel caso forse un po'
pochino me la prendo. E non mi si può dire non hai iscritti perché fai le cose alla cazzo, che poi magari anche è vero, ma io me la sto prendendo come un un hobby, una passione, e io non so poi se uno magari si aspetta di vedere un video per divertirsi, per intrattenere, per fare due chiacchiere è un conto, poi se i miei video e i miei errori di conseguenza diventano per voi una perdita di tempo, mi dispiace molto davvero. Dai, completiamo, adesso facciamo le cose fatte bene, completiamo almeno questo livello, così vi lascio un pochino con il dubbio. Speriamo di riuscire magari a potenziare un pochino. Causa sanguinamento. No, io non voglio sostituirlo al posto di nessuno. 119 di piede. No, io mi tengo la spada. Trovassi forse la frusta. Sì. Ho già preso tipo la fiammata, che veramente è una cosa scomodissima rispetto a... Poi vabbè, mi fa ridere il fatto che mi si prenda ancora per il culo per Sekiro. Infatti mi ho pitato nelle live di Gameplay Channel, che tra l'altro non manco di salutare. Allora, in questo caso siamo tornati dove eravamo prima, perché ovviamente ci sono più vie. Si può andare dalle fogne, si può andare da una parte, diciamo, più all'aperto, che non mi ricordo come si chiama. Mi avete detto, qualcuno di voi mi ha detto che queste si aprono una volta finito il gioco, quindi non... Ok. Allora, in questo caso 5 cellule, andiamo a spenderle. Ah no, me ne mancano, va al contrario, ok, 23, 18, 18 ancora, ce ne sono parecchie. Le mutazioni possiamo andare a ricomprarle nuovamente, questa è quella che spendiamo all'inizio. Pila di cadaveri. Sì, sono io in pratica, tutte le volte che sono morto. E adesso andiamo a spendere la fiaschetta. E andiamo a riempirla nuovamente e ci facciamo un'altra partita. Vediamo, magari riusciamo a finire anche in una delle zone nuove del DLC, anche se in realtà la vedo dura. È un gioco che secondo me rende molto bene anche in mobile. Mi pare Mr. Deli che l'abbia preso per Switch. Non credo esista per cellulare, ma è un gioco che tecnicamente lo sto giocando anche adesso col pad. L'altro gameplay l'avete visto con la tastiera. E devo dire che ha il suo perché, per quanto io odi il pad, ha il suo perché, perché veramente è molto più reattivo, molto più semplice da padroneggiare. Ecco, finché finiscono all'acido. Questo mi fa malissimo. Devo trovare il tizio che... Devo trovare il tizio che mi dà la runa. È proprio il classico esempio di pixel grafica, tra virgolette. Che è bello da vedere. Bello, funzionale, animato bene, bella grafica, bel sonoro. E muoio già parlando, non riesco a fare due cose insieme. Quella probabilmente lì sotto era la runa, forse. Comunque, vabbè, alloggi dei prigionieri è un'altra via che potevamo prendere, che si può prendere in pari dopo le fogne. Quindi, insomma, siamo morti per l'ennesima volta. Ovviamente spero abbiate apprezzato la chiacchierata, abbiate apprezzato questo gameplay ignorante su Dead Cells. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!